risolto, anche in questo caso, nel prospetto di un sarcofago, sdrammatizzato nel gioco degli intagli ornamentali, fermati da borchie a rilievo. È raffinatissimo poi il brano dell'Annunciazione, in un rilievo appena accennato, anche in questo caso pittoricissimo. I confini tra pittura, arti decorative, scultura sono molto labili, sono impalpabili. Non a caso sono molti gli arredi marmorei disegnati anche da grandi pittori. Questo è un particolare del cartoccio che spicca, che affiora sul dossale. Ecco, sul fondo di Bartolo di Francia affiora l'intaglio di questo cartoccio che sembra essere assicurato alle basi politiche da queste borchie intagliate. L'indagine documentaria che cosa fondamentalmente ci dimostra? Lo studio degli archivi ci dimostra che l'altare è un po' una sorta di esperienza corale, nasce dalla sinergia di più maestri le cui specifiche competenze mirabilmente armonizzate conducono a risultati di alta tenuta stilistica. Al vertice di una bottega viene il grande maestro marmorato, al di sotto gli intagliatori, i commettitori, illustratori, figure dotate di altissimo magistero. Il disegno era da capo bottega, ma poi l'esecuzione era, potremmo dire, di lui affidata a vari collaboratori. Altari non documentati, come era l'altare della Santissima Annunziata fino a pochi giorni fa. Questo è un evento davvero, il tempismo della scoperta del vostro confratello di Stefano Limpido è incredibile. Un altare fino a pochi giorni fa non documentato, ma che era possibile documentare su base attributiva. E tutto questo come? È possibile attribuire un altare a una determinata personalità sulla base del riconoscimento del patrimonio morfologico, cioè del repertorio formale che il maestro Marmoraro esibiva in più occasioni nel corso della sua attività. Sulla base del riconoscimento del ductus, del modo particolare di incidere la corpo marmorea. Nel corso di della stesura di un mio lavoro, l'ultimo mio lavoro, affronta il problema dell'aggiornamento dell'attività del marmoraro napoletano Gennaro De Martino. Nei documenti viene indicato come marmoraro, professore di marmi e scultore, pensate. Questo cosa attesta il documento? Attesta anche, potremmo dire, la potenzialità didattica di questo maestro, che ebbe sotto di sé una schiera di collaboratori, poi alla sua volta divenuti autonomi, e che portano avanti anche il linguaggio del maestro. Nel corso di questa indagine documentai una serie di pezzi, ecco, aggiornai il repertorio, aggiornai poi quello che è il catalogo del repertorio, due documenti che riferivano gli archivi napoletani. Tra queste opere, l'altare della congregazione del Santissimo Rosario nella parrocchiale di San Giovanni a Teduccio nel Napoletano. Naturalmente mi richiesto un luogo per poter fotografare questo pezzo che è documentato. La visione di questo altare fu per me illuminante. Ecco, la visione di questo altare solleticò la memoria visiva, riportandomi immediatamente a Sorrento, a un altare che mi modo di ammirare già nel corso degli studi universitari, quando da ragazzo frequentavo queste strade e puntualmente venivo anche a studiare e ammirare le chiese sorrentine, fotografando una marea di pezzi. La visione di questo paliotto in particolare fu per me, mi dicevo, illuminante. Cerchiamo di avvicinarci. Ancora una volta il prospetto di un'urna abilmente dissimulata dal gioco degli intagli, tra l'altro bellissimi, ecco i fitomorfismi di Gusto Cocò, fermati da morte a rilievo. Ma guardate attentamente anche questo svolazzo, lo svolazzo collocato nel piede anche della reggimenza. Ecco, cominciamo a focalizzare il ductus del maestro, il patrimonio morfologico che vi dice i marmorari che devono replicare i più segni, cavalcando anche i consensi sollevati da questi pezzi.
Nella stessa parrocchiale di San Giovanni Duccio scorgo un altro altare realizzato, sono opere documentate, da Giovanni Bertino nel 1661 su commissione della Congregazione del Rosario. In questo caso rubarono, ahimè, le mensole reggenza. Ecco il particolare del priotto dell'altare laterale della Congregazione del Rosario qui a San Giovanni Duccio. E mettiamo a questo punto a confronto il paliotto nell'altare sorrentino della Santissima Annunziata con l'altare di San Giovanni Duccio. Cosa viene fuori? Ecco il confronto naturalmente parlante, ecco il confronto risolutivo di un problema tributivo. Il confronto legittima con una certa decisione l'accostamento dell'altare sorrentino proprio a mano di Gennaro De Martino. Andiamo avanti con i confronti. E qui siamo dove? Siamo a Cala di Tenere. Gennaro De Martino realizzò l'altare maggiore della chiesa della Santissima Annunziata a Cala di Tenere. Invito a osservare alcuni particolari di questo altare. Guardate in basso lo svolazzo, è quasi una firma, ecco, è quasi l'attestazione della presenza creativa di un maestro dell'altare sorrentino. Ecco, vi assicuro che tutti i pezzi che ho documentato poi hanno rappresentato per me una sorta di sostegno a questa attribuzione, una delle poche che ho fatto nel mio ultimo lavoro e che ha trovato conferma proprio di recente grazie al documento rintracciato dall'amico, confratello Stefano Limpido nell'archivio diocesano di Sorrento, di Stato di Napoli, scusami. Cosa ci dice questo documento? Mi permetto di commentarlo, naturalmente è un documento piuttosto complesso. Si fa riferimento a una donazione fatta al monastero della Santissima Annunziata di Sorrento, denaro che sarebbe poi confluito nel pagamento a Gennaro De Martino per l'altare da farsi. Il pagamento, questa concessione, questa donazione venne fatta nel 1759. Quindi abbiamo un'attestazione documentaria che conferma l'ipotesi attributiva. E